qui ho avuto un incendio che purtroppo mi è costato e mi costerà, ma alla fine sono contento perché era una casotta di cacciatori, pescatori. L'aggiungiamo ogni volta che aumentava la gente, si è arrivati che i 55 a mangiare qui, nessuno pagava, portava qualcosa e si mangiava in compagnia. E siamo andati avanti degli anni, degli anni. Quando è stato scoperto l'acqua che guarisce la gente, odolente odolente, non è venuto più nessuno. A poca la volta si sono, perché uno non crede, l'altro non la beve, bevono il vino sì, ma l'acqua non la bevevano. Io stavo lavorando dentro per disfare una parte della canotta per mettere dei pannelli che sono arrivati il giorno dopo, che è l'incendio per fortuna, che se arrivavano prima bruciavano anche loro insieme al rogo. E di colpo mi sono trovato il fuoco di dietro, ero qui, e ho appena fatto tempo a scappare perché era come dare il fuoco alla polveriera. Siccome era circondata da quei piumini lì dei pioppi, e un cortocircuito mi ha spiegato i pompieri che noi non li vediamo se sono accesi o no, ma trovando un mucchio di questa piuma contro al capanno si è sviluppato l'incendio. Come si è acceso? Le fiamme, di colpo io sono scappato, ho lasciato lì tutto, guardi, c'è, potevo portare via la televisione, qualcosa, il badile stesso che avevo in mano, ho lasciato lì anche il badile, ho bruciato anche quello. E sono corso per chiedere aiuto ai pompieri e non trovo più il numero. E poi la gente che ha visto il fuoco, perché se, il fuoco è andato a 100 metri d'altezza, trovando questo materiale da 40 anni che era qui, secco, plastica, PVC, c'era di tutto. Avevo anche dei canestri che davo per le acque, bottiglie vuote che davo a qualcuno che me lo chiedeva per portare via l'acqua. Ha trovato tutto e di più, tant'è vero che avevo il frigo nuovo, l'ho bruciato, la televisione è bruciata, avevo un qualche 100 bottiglie di vino che me lo tenevo lì per quando veniva qualche amico, che anche loro sono saltate in aria. Insomma, nel giro di mezz'ora si è distrutto tutto, anche i serramenti, quelli che erano d'alluminio, sono collati. E il giorno dopo l'ho messa già in piedi, perché io sono fatto così, non che non c'era più niente, e ho messo in piedi dove ha preso il fuoco adesso con i pannelli che non dovrebbe incendersi più, perché sono pannelli che al ferro dentro e fuori non dovrebbe più succedere, almeno piccolino, per quando piove, per quando io voglio star qui a dormire o mangiare anche qualche volta con gli amici. E